organizzato martedì 29 marzo da parte del Consiglio regionale il forum con il Parlamento degli studenti della Toscana sul tema della guerra in Ucraina. All'incontro sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e la Presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi. Una targa per i primi 100 anni della polisportiva Africo. Il Consiglio regionale della Toscana ha voluto celebrare con questo riconoscimento il secolo di attività raggiunto dalla società fiorentina. L'impatto della guerra in atto in Ucraina, lo scenario drammatico che si sta delineando a seguito dell'aggressione russa, l'impegno della Toscana per la pace sono stati tra gli elementi principali di un dialogo sul presente e sul futuro della politica internazionale che si è tenuto martedì 29 marzo nella sala del Consiglio del Palazzo del Pegaso, nel forum con il Parlamento degli studenti sul tema la guerra in Ucraina, quali sfide per la politica internazionale. Ad aprire l'incontro il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. È una situazione che nessuno di noi ha mai vissuto. Noi siamo un popolo libero e abbiamo la possibilità di esprimerci, di vivere la vita così come siamo abituati a fare. Grazie a chi prima di noi ha combattuto per la nostra libertà, grazie a chi ha resistito, grazie a chi ha permesso di diventare la Toscana quella che è, una terra aperta, una terra inclusiva. Non è un caso che il simbolo della nostra regione sia il Pegaso alato. Il Pegaso alato era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale. E oggi vedere quelle immagini, vedere le bombe sulle case che uccidono civili, qualcosa che fa male. Non si può restare inermi rispetto a tutto questo, non si può continuare a dire né con l'aggressore né con l'aggredito, perché qui c'è qualcuno che ha aggredito e qualcuno che ha subito l'aggressione. Ha aggredito la Russia di Putin e ha subito l'aggressione l'Ucraina. E credo che noi questo dobbiamo dirlo con forza, essere vicini al popolo ucraino, e lo stiamo facendo con quello che possiamo, sostenendo l'arrivo di tante donne, di tanti bimbi, di tanti bimbe. Io sono stato qualche giorno fa in una scuola di Pisa ad incontrare due bimbe di 8 e 9 anni, terza e quarta elementare. Vi assicuro che mi si accaponava la pelle, non sapevano parlare l'italiano, hanno detto solo basta guerra. E poi la traduttrice, gli ho chiesto cosa dicevano le bimbe, mi ha detto hanno voglia di rivedere il loro papà, il papà che è rimasto in guerra a combattere per la libertà del suo popolo. Ecco, noi oggi insieme alle ragazze e ai ragazzi dobbiamo confrontarci su questo tema e sperare, chiedere a gran voce che ci sia nuovamente pace. Quella pace e quella libertà che oggi vediamo non lontani da casa nostra, che mina anche la democrazia e la libertà dell'Europa. Alla generazione dei cittadini e delle cittadine più giovani abbiamo chiesto grandi sacrifici per la pandemia, per affrontare i lockdown e tutti i provvedimenti, e adesso gli proponiamo uno scenario di guerra. Dico noi lì perché abbiamo lasciato loro, tutti quanti noi adulti, un mondo violento, diviso, insufficiente per molti versi, e dobbiamo riconoscerlo. Credo che chiamare le cose con il loro nome sia il servizio più onesto che si possa fare, e quindi aiutare loro e noi a capire meglio anche le realtà più complesse sia il primo dovere civile, il primo servizio civile davvero che si può fare. Per questo un pomeriggio dedicato alla comprensione dello scenario ucraino-russo con chi lo studia, chi ci capisce, chi ha gli strumenti per parlarne, per leggere la realtà e per presentarla ai ragazzi, in un luogo che è l'occasione per mandare in streaming, per avere un documento che possa poi essere anche di servizio utile alle scuole per affrontare questo momento difficile e anche la complessità geopolitica di uno scenario come quello interessato da questa guerra. Io dico che è uno scenario complesso, e la cosa paradossale è che in un'era come questa, in cui tutto è trasparente e visibile, abbiamo spesso l'impressione di non capire, di non sapere fino in fondo, che quello che vediamo, che sembra vero, non sia la verità. Trovo che sia un elemento paradossale di quello, della dimensione che noi viviamo, e questo ci interessa a tutti, per cui approfondire e capire aiuta anche a vedere gli svolgimenti, i rivolgimenti di queste ultime ore che ci aprono realtà ancora più difficili da affrontare.
per noi giovani è particolarmente, diciamo, straziante vedere una situazione umanitaria così in crisi, così vicino alle nostre porte. Eravamo forse troppo desensibilizzati a vedere le guerre, che però erano sempre lontane, in paesi che forse alcuni, insomma, non avevano mai visto, non conoscevano nessuno di quei paesi, e quindi per un assalto di stimoli semplicemente ignoravano queste notizie, che di solito a noi ragazzi arrivano solo tramite i social. Invece una guerra così vicina a noi è un'evocazione di quello che noi avevamo sempre letto solo sui manuali scolastici, e di sicuro fa paura anche perché abbiamo visto immagini di ragazzi che sono come noi, che hanno vissuto fino a ieri la vita come noi, andavano a scuola, il pomeriggio vedevano gli amici, la sera uscivano, mentre adesso sono costretti a fuggire, a nascondersi in bunker sotterranei o ad abbandonare la loro patria. Quindi, o appunto andare ad arruolarsi, che non è di certo un'opzione migliore. Quindi sì, è un particolare momento anche per noi ragazzi, che insomma la vediamo per la prima volta una guerra così vicina. Sicuramente il fatto positivo è che si continui a negoziare, si negozia anche in diversi posti. Adesso siamo in Turchia, paiono esserci delle aperture da entrambi le parti. La cosa fondamentale è che però si deve pervenire prima a un cessate il fuoco. Solo il cessate il fuoco può essere una svolta anche nei negoziati in corso. La Toscana sono le sfide dell'Italia, direi, nel senso che ricerchiamo tutti una pace, ricerchiamo stabilità, e gli effetti che ci possono essere sono in questo momento flussi migratori, quindi profughi in arrivo anche in Toscana, che si dimostra ancora una volta terra di accoglienza, e ci sono da attendersi poi gli effetti economici a partire dalle materie prime, ma effetti economici anche per quanto riguarda prodotti agricoli, perché noi importiamo fertilizzanti per esempio dall'Ucraina, senza poi parlare della questione del gas e dell'energia. È giusto rispondere a questa richiesta di chiarimenti e anche di rassicurazione, perché non c'è dubbio che un senso sottile di inquietudine, come dire, si è nuovamente ricoperto tutta la nostra realtà quotidiana. E quindi lo scopo di questi incontri è quello di dare spiegazioni, di dare interpretazioni, ma anche nei limiti del possibile di rassicurare i giovani rispetto ai rischi o ai non rischi che questa situazione comporta. Il mio auspicio è che davvero si sia vicini, però è ormai qualche settimana che si parla di un cessate il fuoco, quindi dobbiamo attendere ancora l'esito dell'incontro di oggi, e poi non sarà sufficiente, sicuramente saranno necessari altri passaggi delicati, difficili, perché entrambe le posizioni ovviamente tengono a mantenere alcuni punti che considerano non negoziabili, e quindi questo richiede purtroppo del tempo, ma nel frattempo le armi continuano a fare vittime. La Polisportiva Africo compie 100 anni e il Consiglio regionale della Toscana celebra questo traguardo con il conferimento di una targa alla società che è diventata un punto di riferimento dello sport fiorentino. L'Africo fa parte della Lega delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, opera a tutti i livelli, da dilettanti a professionisti, in vari campi dello sport: calcio, basket, tennis, nuoto e bocce. La cerimonia si è tenuta mercoledì 30 marzo nella sala del gonfalone del Palazzo del Pegaso. È un modo per dire grazie alla Polisportiva Africo, fargli gli auguri per i suoi 100 anni, ma dire grazie alle tante società sportive dilettantistiche che svolgono un ruolo importantissimo sul nostro territorio, un ruolo in cui includono, ci sono momenti di solidarietà, ci sono momenti di crescita sportiva in cui le ragazze e i ragazzi, alcuni diventano atleti professionisti, e in tutto questo, nella nostra presenza oggi qui e nel dare questa targa voluta da tutto l'ufficio di presidenza, ringrazio i colleghi Casucci e Galli, ci sta la nostra idea di Toscana, una Toscana che include, una Toscana aperta, una Toscana che avvicina i giovani alla vita. Le tante iniziative messe in campo vanno esattamente in questa direzione, quindi questo grazie e questa targa è sicuramente per i 100 anni della Polisportiva Africo, ma è anche per i tanti volontari, le tante ragazze e i tanti ragazzi che si impegnano ogni giorno per includere e per dire che lo sport è qualcosa di fondamentale per le nostre vite.
Sono veramente felice di aver ascoltato le parole del collega Galli quando ha detto con forza e finalmente in questa legislatura, per input del Presidente Gianni, del Consiglio, si è cambiato rotta. Risorse per l'impiantistica sportiva, risorse al mondo delle associazioni sportive, sono quelli, questi mondi, quelli che hanno subito più di tanti altri la pandemia, e a loro ci vuole vicinanza, la vicinanza delle istituzioni, risposte concrete come quelle che stanno arrivando anche dai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un'unica cosa, la dico qui a voi, ma voglio che sia generale. Io penso che il governo debba ripensare l'idea di mettere le risorse e il finanziamento nel PNRR solo per i comuni sopra i 50.000 abitanti. Ce ne sono davvero pochi nella nostra Toscana, invece ci sono tante iniziative che vengono svolte nei comuni più piccoli, che fanno inclusione. Ecco, io spero il governo cambi rotta e finanzi e sostenga anche le iniziative dei comuni più piccoli. Innanzitutto direi sia grazie per quello che ha fatto la Polisportiva Africo a Firenze, non soltanto dal punto di vista dello sport ma anche della socialità, anche di insegnamento ai giovani, e poi non possiamo che dire tutti insieme buon compleanno Africo, perché compie 100 anni, quindi 100 anni è una data importante. Ancora una volta il Consiglio regionale della Toscana si apre all'esterno per celebrare, ecco, chi in 100 anni di storia è stato veramente importante nell'aspetto, ecco, aggregativo, sociale, sportivo. Africo è anche storia di Firenze e quindi era giusto vivere questo momento. Siamo orgogliosi di questo premio e ribadiamo l'importanza per noi del valore dello sport, e infatti sono ben 100 anni che l'Africo porta avanti questi principi e speriamo davanti a noi di averne altrettanti. Non è stato un periodo facile, come per tutti d'altronde, però noi ci siamo impegnati, appena è stato possibile, a far comunque rientrare i ragazzi, magari soltanto con degli allenamenti, senza le partite, però per noi è stato fondamentale aiutare i ragazzi a rientrare nella normalità, e proprio questo periodo di pandemia è stato sicuramente anche importante per ribadire l'importanza dello sport per i ragazzi, per la normalità della vita quotidiana. Non è un momento facile, perché gli aumenti soprattutto delle bollette sono veramente, insomma, è difficile affrontare questo momento. Poi anche ci sarà in arrivo una riforma dello sport che va rivista, riletta per bene, perché se viene approvata e applicata come è stata legiferata sarà un problema per tutte le associazioni sportive, grandi come la nostra ma anche per le piccole, per tutti. Cent'anni di storia, come ha detto, sono tanti, ma noi stiamo affrontando una sfida per il futuro che ci vede, che vede tutto l'Africo partecipe. Io in particolare per l'area calcio abbiamo 600 ragazzi dai 5 anni fino ai 20 anni. Gestiamo attualmente 3 impianti, che sono quello dell'Africo Via Elefanti, San Marcellino e Bellariva. In tutti e 3 gli impianti abbiamo sviluppate le scuole calcio e le squadre giovanili. Noi abbiamo iniziato quest'anno un percorso che ci dovrà portare nei prossimi anni ad avere sempre più qualità. Noi questa è la parola che vogliamo lanciare, come dire, come prioritaria, una qualità negli aspetti tecnici della preparazione dei nostri ragazzi, ma anche una qualità nel loro atteggiamento e anche nella loro educazione. Secondo noi questo è, come dire, è il futuro dell'Africo, e per questo ci stiamo impegnando.